Ciao e bentrovati sul mio canale. Oggi ti spiego 5 semplici tecniche che possono alzare di qualche gradino il livello dei tuoi video. Se ti sarà piaciuto, alla fine del video lascia un bel like, sarà davvero apprezzato. Uno dei primi errori che si fanno iniziando la strada del videomaker è quello di cercare di mettere dissolvenze un po' dappertutto. Io stesso, quando ho iniziato, pensavo che per collegare due clip bisognasse per forza utilizzare un qualche tipo di dissolvenza. Invece spesso il semplice è bello. Uno dei tagli più semplici è proprio quello, il taglio netto, ovvero tagliare la clip dove ci interessa e semplicemente cancellare la parte restante che non vogliamo utilizzare. Riuscire a fare video con solo tagli netti vuol dire già essere arrivato a un buon punto nella strada per diventare un videomaker. E facendo in questo modo avrete dei video dal look decisamente più professionale. La seconda tecnica sono i jump cut. I jump cut che cosa sono? Quando abbiamo un'immagine come questa, possiamo tagliarla in questo modo. Sto semplicemente tagliandole tutte quelle parti in cui il mio braccio entra nell'inquadratura, di modo da rendere l'immagine pulita senza interferenze. Di una stessa immagine sfruttare vari momenti, ok? Per rendere un video fondamentalmente che può essere noioso decisamente più bello, come ad esempio con questa ripresa in cui mi sto preparando. Possiamo tagliarla in questo modo, come ho già fatto prima per farvi vedere, tac, tac e tac, ok? A quando serve utilizzare questa tecnica? Soprattutto nei tutorial, ad esempio quando abbiamo dei tempi morti, oppure per tagliare i vari quando parliamo. La terza tecnica è quella del timing delle clip alla musica. Questa è una cosa di cui io vado pazzo, sono sempre andato pazzo e la uso veramente spesso. Per aiutarti a mettere a tempo di musica in maniera più veloce, puoi fare in questo modo. Innanzitutto andiamo a ingrandire il brano audio, in modo che riusciamo a vedere e a percepire meglio le onde. Poi andiamo ad inserire un marker ogni volta che sentiamo il battito in cui ci sembra giusto fare il cambio. Ok, in questo caso qui. In questo caso qui. Ecco. Di modo che quando andiamo a tagliare poi la clip abbiamo già i riferimenti di dove andare a tagliare. Come in questo caso, lasciamo qua, andiamo a prendere l'altra parte che ci interessa. E poi con la timeline magnetica diventa uno scherzo, diventa... Ogni volta che cancelliamo una clip, la clip di destra va ad incollarsi verso sinistra. Ed il risultato finale è questo. È chiaro che riuscire a capire quali sono i battiti giusti non è semplicissimo, è una cosa che col tempo si affina piano piano. La quarta tecnica di cui vi parlo oggi sono i J-Cut e gli L-Cut. Questa tecnica è molto più difficile da spiegare che da eseguire. Nel caso ad esempio delle J-Cut, quando abbiamo due clip, l'audio della clip numero 2 parte già sotto la clip numero 1. Diciamo che va a introdurre la clip numero 1. Al contrario, nelle L-Cut invece, quando abbiamo due clip, l'audio della clip numero 1 prosegue sulla clip numero 2. Questo è un esempio di L-Cut. Sentite come il rumore delle pagine che gira accompagna bene il cambio veloce delle immagini successive. Un esempio di J-Cut ce l'abbiamo qua invece. Sentite come l'audio delle onde arriva prima effettivamente di vedere le onde in sé. Come si fa a ottenere questo effetto? È molto molto semplice. Con il tasto destro clicchiamo su Detach Audio, allunghiamo la clip in questo modo, di modo che produce l'immagine successiva. Quinta e ultima tecnica di cui vi parlerò oggi sono gli effetti sonori. Gli effetti sonori sono anche un'altra di quelle cose che io adoro utilizzare e secondo me rendono i video davvero più fighi da vedere, più di alto livello. Un consiglio che vi posso dare è quello di non utilizzare mai solo un suono, ma cercare di combinarne più assieme, come può essere ad esempio questo tipo di suono. Fatto in questo modo, utilizzandone solo uno, sì, è figo, ma se tu lo usi con magari un riser davanti e lo fai in questo modo,
è decisamente un'altra cosa. Per rendere questi effetti più immersivi nel video, la cosa che vi consiglio è quella di utilizzare i fade in e i fade out. Anche nei suoni naturali che vengono registrati, che spesso e volentieri conviene utilizzarli, e non c'è il caso di mettere nessun marker, basta semplicemente tirare verso destra o verso sinistra questo piccolo marcatore che trovate a inizio e a fondo clip. Se voi riuscirete ad unire tutte queste parti, tutte queste tecniche semplici comunque da realizzare nei vostri video e riuscite a combinarle nella maniera giusta, vedrete che farete dei video di un livello decisamente più alto. Nel prossimo tutorial vi spiegherò come creare qualche titolo davvero interessante, partendo dai più semplici per arrivare a qualcosa di più avanzato. Per oggi direi che è ora di salutarci. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale e ad attivare la campanella per rimanere aggiornato per i prossimi video. Ciao e alla prossima!